Buongiorno a tutti amici, benvenuti ancora una volta in casa di Dario. Oggi facciamo un bel secondo sfizioso delle coscette di pollo alla diavola con questi ingredienti. Un chilo di coscette di pollo, sono 6, al quale ho già praticato dei tagli trasversali qui nella pelle. 600 g di patate rosse, 200 g di pomodori datterino che ho lasciato interi, 50 g di porro, 30 g di grana o parmigiano, 2 rametti di rosmarino tritati, 2 spicchi di aglio rosso, un cucchiaio di paprika piccante, circa 5 g, mezzo bicchiere di vino bianco, sale, pepe, olio e il nostro Magic Cooker. Procediamo! Mettiamo nella padella l'aglio rosso in camicia, il porro, del rosmarino tritato, una macinata di pepe e dell'olio. Copriamo con Magic Cooker, facciamo partire 3 minuti di tempo. Frattanto prendiamo le patate, le metto in un contenitore un po' più grande, ci metto un pochino di olio, anche qui del rosmarino, una parte della paprika e una parte del grana o parmigiano. Do una girata e le tengo da parte. In un altro contenitore metto le coscette, anche qui stesso discorso, metto il rosmarino, la paprika, finino la teniamo da parte, un po' di pepe e olio. Qui mettiamo anche del sale e diamo una girata. Teniamo da parte e aspettiamo che passino i 3 minuti. Bene, primi 3 minuti passati, vado a scoprire. Mi scotto un attimo dal fuoco ed aggiungo le coscette. Ricopro con Magic Cooker, fiamma al massimo per ulteriori 3 minuti. Ulteriori 3 minuti passati, abbasso la fiamma e vado a girare le coscette. Un pizzico di sale, il resto della paprika, rialzo la fiamma e aggiungo il vino bianco. Ricordo con Magic Cooker, proseguo per ulteriori 3 minuti. Eccoci qua. Allora, ulteriori 3 minuti passati, scopro nuovamente. Sposto un po' le coscette, aggiungo i pomodori e le patate, aggiungiamo un po', un pizzichino di sale, ancora un po' di rosmarino tritato, mettiamo a fiamma media, copriamo con Magic Cooker, facciamo cuocere per 8 minuti. 8 minuti passati, scopro, do una sommaria girata. Metta ancora un po' di formaggio grattugiato sopra, ricopro con Magic Cooker e proseguo la cottura per 10 minuti. Ecco qua, ultimi 10 minuti di cottura passati, scopro, direi che siamo pronti, quindi spegniamo la fiamma, aggiungiamo il resto del formaggio grattugiato che ci è avanzato, ancora un po' di rosmarino tritato e un pizzichino di sale. Quindi ricopro con Magic Cooker, mi sposto qui sul tavolo e lascio riposare il tutto per 2 minuti. Ecco qua, dovremmo essere pronti. Allora, scopriamo. Ed ecco qua il risultato, che vado a mettere subito nel piatto. Ed ecco pronta la mia idea di secondo piatto di oggi, di queste coscette di pollo alla diavola con patate e pomodorini, preparate sempre in poco tempo con il metodo di cottura Magic Cooker. Grazie a tutti e a tutte per avermi seguito, ci vediamo alla prossima ricetta. Non mancate! Ciao!